l'esercizio che vediamo adesso, che è un esercizio tipico e importante degli stili interni, in modo particolare del Tai Chi, sia dello stile Yang che dello stile Chen, e molto importante nello studio del Yi Quan, è il Tui Shou. La parola Tui Shou significa spingere con le mani. In realtà il termine Tui Shou è un termine contratto, vuol dire che in verità, se si andasse a leggere il vero significato del termine Tui Shou, si va a vedere, si va a scoprire che non vuol dire soltanto spingere con le mani. Quello che facciamo adesso è il Dan Tui Shou, quindi spingere con le mani con un braccio singolo, ok? Il punto di partenza del Tui Shou, che sia a due mani che sia a una mano sola, deve essere la costruzione e il possedimento della nostra struttura, quindi della forza piena, tanto che già partendo dal Dan Tui Shou bisogna avere come base lo Zhangzhuang, ok? Lo Hu Yang Zhuang, quindi la forza piena circolare in ogni sua parte, quindi bisogna avere la forza circolare sferica in ogni suo segmento, e si parte appunto da qui, solo una posizione frontale, ok? In questo modo. Quindi Cristian, il Dan Tui Shou parte sempre con un'apertura, i piedi sono vicini, e andiamo come per formare lo Zhangzhuang, ok? Solo che anziché lavorare lo Zhangzhuang da soli, andiamo in contatto, ok? Il primo contatto che andiamo a creare è un contatto di espansione, il cosiddetto movimento Pen, ok? Da questo Pen, quindi da questa posizione circolare dove andiamo a esercitare una certa pressione, iniziamo a scaricare la pressione che ci viene data dal compagno, la andiamo a scaricare e andiamo a restituirla. Quindi spinge, forza piena, ruoto, la scarico fuori e poi la ripropongo al mio compagno. Tutto il corpo lavora e, cosa più importante, il Tui Shou deve comunque avere al suo interno sia morbidezza che forza, ok? Quindi un Tui Shou fatto solo di aspetto Yin non ha molto senso, se non il comprendere il suo movimento tecnico. Dopodiché dobbiamo avere e continuare a generare una forza Yang e una forza Yin, ok? Fare in modo che si possano alternare. Cosa rappresenta il Dan Tui Shou da un punto di vista applicativo? Rappresenta riuscire a deviare, assorbire quello che potrebbe essere un attacco, ok? Quindi se dovessimo ricevere un pugno, questo diventa il mio Dan Tui Shou, ok? Vediamo la rallentatore. Mi espando, mi continuo a spingere, scarico per poi colpire. Se dovessimo farlo velocemente, questo è il mio Dan Tui Shou. Quindi è molto 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 importante partire lentamente percependo la forza piena, facendo fluire il respiro e facendo lavorare le gambe e adottando il principio di pieno e vuoto. Poi è possibile aggiungere lo spostamento per aumentare l'assorbimento e generare maggiore spinta che il compagno poi andrà a smorzare con l'aiuto dello spostamento delle gambe. Questo è soltanto la base del Tui Shou, in questo caso del Dan Tui Shou. Poi abbiamo diverse metodologie per fare Tui Shou secondo altri punti di vista e per sviluppare chiaramente delle differenti qualità.